Ciao a tutte, benvenute da Ilaria, la vostra consulente di bellezza. Oggi parliamo delle smagliature, questa parola che ci manda in crisi. Cosa sono le smagliature? Sono cicatrici che compaiono a seguito di sbalzi ormonali, di variazioni di peso, dell'allattamento al seno o in gravidanza. Sono inestetismi più comuni nella pelle con basso contenuto di elastene. Quando compaiono su braccia, addome, fianchi, glutei e cosce, è dovuto a un'eccessiva tensione della pelle. L'epitelio si assottiglia e si rompe. Inizialmente si arrossano, poi con la riduzione dei capillari diventano più pallide e lucide. Tutte le donne vorrebbero sbarazzarsi delle smagliature, ma non tutte sanno che è molto più semplice prevenirle anziché debellarle completamente. Eh sì, il processo di rimozione infatti richiede molto più tempo. I trattamenti naturali che vi propongo sono efficaci se però eseguiti con regolarità e costanza. I risultati li potreste ottenere sin dalle prime settimane, ma è fondamentale proseguire nel tempo. La parola d'ordine per prevenire soprattutto le smagliature è l'idratazione. Idratare cioè le zone a rischio mattina e sera con creme contenenti collagene o con oli vegetali. Oggi vi propongo due trattamenti. Uno scrub naturale per levigare le zone a rischio e una maschera da applicare sempre nelle zone a rischio. Ma vediamo subito come procedere. Eccoci qui. Primo trattamento scrub per le smagliature. Tutto quello che vi servirà è sale fino, zucchero, caffè macinato e un olio vegetale. Io in questo caso ho il sale rosa, lo zucchero integrale, ma va benissimo anche lo zucchero bianco raffinato, caffè, e ho scelto l'olio d'oliva. Va benissimo qualsiasi altro olio vegetale che avete a casa. Mescolate questi ingredienti insieme in una ciotolina, sale, le quantità più o meno sono queste, il fondo di una tazzina, zucchero, caffè, e olio, le mescolate, bene amalgamate tutti gli ingredienti, fino a creare questa miscela. Una volta pronta, la passate nelle zone a rischio per 3-5 minuti prima di fare la doccia. Proseguite con la doccia. Una volta terminata la doccia, potete idratare sempre le zone a rischio, comunque anche tutto il resto del corpo, con una crema. Effettuate questo trattamento 2-3 volte a settimana e vedrete che splendido risultato avrete anche solo semplicemente con questo. Una pelle liscia, vellutata. Bellissimo. Ma vediamo subito il secondo trattamento da fare. Per effettuare il secondo trattamento per le smagliature abbiamo bisogno di argilla verde, acqua, succo di carota, olio d'oliva, miele liquido e olio di rosa moscheta, che è fantastico perché contiene vitamina A e vitamina E che aiutano proprio la pelle a rigenerarsi, rigenera i tessuti.
Mescoliamo insieme questi ingredienti in quest'ordine. Le quantità più o meno sono quelle che vedete, quindi un mezzo bicchiere di argilla verde, lo mescolate. L'acqua vi regolate magari con un cucchiaio, perché non deve essere né troppo liquida né troppo densa. Io ora ne metto 3 cucchiai, poi vediamo. Succo di carota, io questo l'ho ottenuto con l'estrattore. Se non lo avete, potete ottenerlo comprandolo presso un negozio bio. L'importante è che non abbia altri ingredienti all'interno. Quindi 2 cucchiai di succo di carota. Poi prendete un cucchiaino, un cucchiaino di olio d'oliva, questo olio d'oliva è fantastico, miglior alleato, tant'è. Un cucchiaino di miele liquido, l'olio di rosa moscheta, un cucchiaino anche questo. Tolgo i cucchiaini e il cucchiaio di acciaio e prendo una spatolina in legno, perché con l'argilla è preferibile utilizzare spatole in legno. Come ben vedete, il composto ancora è troppo denso, quindi aggiungo acqua. Amalgamate bene tutti questi ingredienti fino a creare un bel composto cremoso. Questa è una maschera che è preferibile applicare prima del riposo notturno per 30 minuti circa. Potete coprirla con un bendaggio di cotone. E poi, passati 30 minuti di posa, la risciacquate e applicate la vostra crema o il vostro olio vegetale. È importantissimo effettuarla alternandola con lo scrub che avete visto prima, quindi a giorni alterni, sempre per 2-3 volte a settimana. Un giorno lo scrub, un giorno la maschera. Questi sono i trattamenti per le smagliature. Vedrete che splendidi risultati riuscirete ad ottenere. Se avete bisogno di qualsiasi altra informazione, scrivetemi pure sotto nei commenti, sarò prontissima a rispondere a tutte voi. Aggiungo anche che questi trattamenti e lo scrub anche di prima possono effettuarlo le donne in gravidanza e le donne che allattano. A presto! Un abbraccione dalla vostra Ilaria, consulente di bellezza.